Juventus-Inter finisce con un pareggio che forse è il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. Ben a tutti ragazzi, benvenuti su Frantuf. Io vi ricordo prima di vedere il video di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, che stiamo correndo verso i 100 iscritti. Vi ringrazio per il supporto, di lasciare like, di commentare, di condividere il video e di andare in descrizione dove troverete anche il canale TikTok dove oggi parleremo non solo di Serie A ma anche della grande impresa dell'Italia in Coppa Davis. Quindi siateci tutti anche su TikTok dove oggi parleremo un po' della grande impresa dell'Italia. Ma oggi andiamo un po' a parlare di Serie A. Dopo le partite della giornata, che dopo analizzeremo, oggi voglio andare un po' ad analizzare la partita clou della giornata, che era la prima contro la seconda, ovvero Juventus contro Inter. La Juventus che si presentava quindi a meno 2 dall'Inter a questa sfida e che magari poteva avere l'occasione di riuscire a sorpassare l'Inter. Allo stesso tempo però l'Inter in caso di vittoria avrebbe creato un solco anche tra la prima e la seconda, andando addirittura a più 5. Una partita, come detto, molto equilibrata, con un primo tempo abbastanza scoppiettante in cui le due squadre hanno giocato molto bene. La Juventus si è resa subito pericolosa sin dall'inizio con un pressing anche un po' anomalo, forse se vogliamo, della Juventus, che qualcuno magari pensava potesse iniziare la partita giocando in difesa aspettando l'Inter. E invece la Juventus è partita molto aggressiva, cercando di rubare immediatamente il pallone per cercare forse di trovare immediatamente il vantaggio. E la Juventus è riuscita a trovare il vantaggio poi al 30esimo, grazie ad una bellissima azione iniziata da Vlahovic e conclusa da Vlahovic con un grandissimo assist in mezzo di Fede di Chiesa. La coppia della Juventus torna a far sognare, a far risultare la sua curva, grazie comunque ad un'azione molto bella organizzata alla grande, rubata palla al centrocampo da Vlahovic, allargata per Chiesa che se n'è andato e l'ha messa in mezzo di nuovo per Vlahovic, che con il destro è riuscito a battere Sommer. La Juventus comunque ha continuato in qualche modo, ha cercato in qualche modo di continuare il pressing alto, però proprio su questo pressing alto è andato a prendere anche il gol del pareggio. Su un'uscita di Rugani un po' avventata su Barella, che Rugani viene sorpassato, la palla arriva a Thuram che sulla fascia riesce a mettere in mezzo perfettamente per Lautaro che anticipa un non perfetto Gatti che viene anticipato proprio da Lautaro Martinez che in quella posizione difficilmente sbaglia, soprattutto in questo inizio di campionato. Continua a segnare invece Lautaro Martinez, che non si è mai fermato, arriva addirittura a 12 gol in campionato, se non mi sbaglio, ed è assolutamente il capocannoniere assoluto, addirittura 13 gol in campionato, capocannoniere assoluto di questa Serie A. La partita poi diciamo che un po' si arena, soprattutto per quanto riguarda le emozioni. Non ci sono grandissime occasioni, soprattutto nel secondo tempo, poche azioni da gol, una partita che poi diventa anche un po' aspra dopo il 70esimo, dopo l'entrata in campo di Cuadrado, ci sono vari falli, vari interventi dell'arbitro e diciamo che un po' le due squadre dicono che il pareggio comunque non è che sia un brutto risultato, e comunque questo secondo me è un risultato che è molto più importante per la Juventus rispetto che per l'Inter. Perché dà alla Juventus delle sicurezze in più, anche dal punto di vista mentale, soprattutto dal punto di vista mentale. Perché la Juventus capisce forse definitivamente che può tranquillamente rimanere in quella zona di classifica, che merita di stare in quella zona di classifica, perché nonostante le tantissime assenze, riesce a comunque a giocarsela ed è riuscita a giocarsela alla pari contro comunque la squadra che è vice campione d'Europa. Quindi comunque anche fare questo tipo di ragionamento può essere positivo a livello mentale per la Juventus e con questo pareggio comunque dà delle certezze e delle sicurezze ad Allegri che magari una squadra che come poteva essere anche l'anno scorso, no? Dopo quelle 8 partite di fila che la Juventus non prendeva gol, è andata a Napoli, poi ne ha prese 5 e oggettivamente lì un po' anche un po' la testa dei giocatori ha fatto il resto, la Juventus è calata vistosamente. Invece adesso dopo comunque anche quest'anno la Juventus ha fatto il cosiddetto filotto. È riuscito a fare 5 vittorie di fila, comunque tante partite senza subire gol. L'ha subito l'ultima contro il Cagliari e poi se l'è giocata comunque alla pari contro l'Inter ed è riuscito anche a portare un punto a casa. E questo è sicuramente un qualcosa che ti dà comunque anche una sorta di sicurezza a livello mentale.
È stata anche è importante magari per la Juventus anche recuperare il miglior Vlahovic, perché ieri è stato, come anche ha sottolineato D'Allegri, una delle prestazioni migliori di Vlahovic da quando è la Juventus. Me la ricordo davvero poche, con questa cattiveria, con questa grinta di Vlahovic, che è venuto incontro ad aiutare la squadra. Ha sbagliato pochi passaggi, è stato fisicamente molto complicato da gestire per la difesa dell'Inter, quindi ha dato anche fastidio alla difesa dell'Inter, perché fisicamente comunque è un giocatore che se sta bene ti mette in enorme difficoltà, e l'ho fatto vedere anche ieri. È stato molto bravo a smistare i palloni, sempre grintoso ad andare a prendere la palla, e poi sull'unica palla disponibile l'ha anche messa dentro, ed è proprio quello che vuole Massimiliano Allegri, perché come sappiamo Allegri non è che conceda tantissime occasioni agli attaccanti. Gli attaccanti devono essere bravi a sfruttare quelle poche occasioni che hanno durante la partita, e Vlahovic è stato perfetto proprio in questo, nella partita di ieri. Una palla pericolosa in area di rigore, e l'ha messa immediatamente dentro con il destro, che non è neanche sulla carta il suo piede, ed è proprio quello che gli chiede Allegri perfettamente. Come detto, poi l'Inter comunque è riuscita a pareggiare grazie comunque anche a una serie di campioni che ha l'Inter, perché Barella anticipa perfettamente Rugani, perché Thuram riesce ad andarsene in progressione a Bremer, e perché poi Lautaro riesce alla grande ad anticipare Gatti e a metterla in porta. L'Inter comunque è comunque la squadra più solida del campionato, rimane comunque la favorita anche per vincere lo scudetto, e rimane anche al primo posto. Certo è che però la Juventus, con questo pareggio, come detto, ha delle sicurezze in più adesso, anche con l'arrivo della Champions, con tante partite che ci saranno una dopo l'altra, con l'Inter che la prossima addirittura dovrà giocare in casa del Napoli. Quindi potrebbe la Juventus anche approfittarne, anche se la Juventus giocherà in casa del Monza, e l'anno scorso la Juventus col Monza ha lo storico di due sconfitte senza neanche fare un gol. Quindi sicuramente non un campo che la Juventus ama particolarmente. Però sulla carta la Juventus potrebbe anche approfittare della partita tra Napoli e Inter, soprattutto perché poi la Juventus dovrà affrontare proprio il Napoli, però in casa. Una partita sicuramente non spettacolare, soprattutto nel secondo tempo, perché i ritmi sono calati vistosamente, che però è stata molto intensa, ed è arrivato questo pareggio. Nel pomeriggio ci sono state partite estremamente più spettacolari, non magari alle 12:30 con il pareggio tra Cagliari e Monza, un pareggio abbastanza giusto. La partita spettacolare è stata sicuramente quella tra Empoli e Sassuolo, finita addirittura 3-4 con un gol di Berardi al 92esimo. Una partita mostruosa, Berardi tra l'altro consigliato al Fantacalcio, quindi nella nostra top 11. Quindi seguite anche i vari video per quanto riguarda il Fantacalcio, che vi diamo delle belle chicche. Berardi straconsigliato, gol di Berardi e doppietta in realtà di Berardi, quindi sicuramente questa settimana, nel caso in cui aveste seguito la nostra top 11, dovreste essere andati abbastanza bene, perché se non mi sbaglio in attacco c'erano Immobile, Berardi, Dybala, quindi hanno segnato tutti e tre abbastanza decentemente. Comunque, tornando a noi, il Sassuolo riesce a battere l'Empoli in uno scontro salvezza importante. Come avevo detto, il Sassuolo doveva assolutamente tornare alla vittoria, lo ha fatto in modo abbastanza rocambolesco, perché comunque 4-3 non è una partita come tutte le altre, non è che finiscono sempre 4-3, quindi è stata un po' una partita spettacolare sicuramente, e molto, molto ansiogena anche per i tifosi del Sassuolo. Il Frosinone anche ha vinto in extremis contro il Genoa, una partita che forse definitivamente dichiara il Frosinone fuori dalla lotta salvezza. Potrebbe essere, perché adesso sono 8 punti di vantaggio sulla zona di retrocessione. Addirittura il Frosinone, nel caso in cui non avesse vinto quella partita che stava 3-0 contro il Cagliari, in questo momento si ritroverebbe al quinto posto, a pari punti contro la Roma, a meno 3 dalla zona Champions. E questo è un qualcosa che deve far riflettere anche il Frosinone, perché quella partita contro il Cagliari, da 3-0 al 70esimo, addirittura perderla, e magari poteva anche evitare di fare questa brutta caduta. E è importantissima anche la vittoria allo stesso tempo proprio dell'altra squadra laziale, ovvero della Roma. Vittoria importantissima contro l'Udinese, arrivata all'81esimo grazie comunque ai giocatori importanti che ha la Roma, perché è stata un'altra prestazione magari non esaltante anche sul piano del gioco, soprattutto della Roma, che però è riuscita a risolverla grazie a Lukaku, che l'ha passata, grazie a Lukaku, grazie a Dybala, grazie ai giocatori comunque tecnicamente superiori rispetto magari anche all'Udinese. Come avevo detto anche nell'analisi sulla top 11, la Roma per vincere doveva affidarsi al suo uomo più tecnico, e Dybala ha risposto immediatamente presente, e la Roma in questo momento si riporta
a meno 3 addirittura dal Napoli. E come detto, con Inter-Napoli alle porte, la Roma potrebbe anche approfittarne. Ha già approfittato della sconfitta di Atalanta e Fiorentina, delle sconfitte di Atalanta e Fiorentina, quindi per superare proprio queste squadre. Fatemi sapere nei commenti come secondo voi chi doveva vincere tra Juventus e Inter, se secondo voi una delle due meritava più dell'altra. A mio avviso, secondo me il pareggio è giusto. Ci sono state anche delle polemiche per quanto riguarda la manata di Darmian su Chiesa. Purtroppo quelle sono delle situazioni che non si sa mai chi ha ragione o chi ha torto, perché magari con la Juventus si lamenta perché è molto simile a quella di Faraoni, però allo stesso tempo la Juventus non voleva che fosse chiamata quella di Faraoni, quindi capite che è un qualcosa che a volte fa storcere il naso, sicuramente fa storcere il naso ai tifosi, però poi si va anche ad andare un'idea contro l'altra, ed è un po'. Bisogna mettere dei paletti un po' più sicuri su queste situazioni, perché si cambia idea praticamente ogni giornata, e questa è sicuramente la cosa meno bella degli arbitri, soprattutto in questo inizio di campionato. Fatemi sapere secondo voi se la Juventus, chi vincerà lo scudetto secondo voi tra Inter e Juventus, se qualcuna di quelle sotto riuscirà a rientrare nella corsa scudetto tra Milan, Napoli o magari anche un clamoroso ritorno anche della Roma. Fatemi un po' sapere nei commenti. Io vi saluto, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, di commentare, di condividere il video. Di che siamo praticamente arrivati quasi a 100 iscritti, quindi vi ringrazio per il supporto. E di andare in descrizione, dove ci sarà anche il canale TikTok, dove oggi parleremo un po' di tutto tra Serie A e la grande impresa del tennis. Io vi saluto e vi rimando ad un prossimo video. Bella!